La vita è come andare in bicicletta. Per restare in equilibrio devi muoverti. Le parole di Albert Einstein bene si adattano a Italia in Tandem alla cieca. L'iniziativa del progetto Ragazze in Tandem, creato dalla giovane non vedente Giusy Parisi con alcune amiche vedenti e non vedenti. Storie metropolitane in questa puntata racconta di Giusy e del suo viaggio che la sta portando a percorrere in tandem tutta la penisola. Da Reggio Calabria, da cui è partita il 25 aprile, sino a Milano, dove il suo arrivo è previsto il 4 giugno. Giusy, fuori dai denti, sei più felice o più stanca? Felice, sicuramente più felice, perché stiamo davvero anche in questa parte del viaggio ricevendo veramente un ritorno umano, un entusiasmo incredibili e c'è tanta gente che sta recependo gli obiettivi, insomma, di questo viaggio e appunto quello che vogliamo comunicare. C'è già in cantiere un'edizione 2025 o è troppo presto per parlarne? No, direi di no. Il Giro dell'Italia si conclude così, poi ci saranno altre iniziative sicuramente, perché poi questa è la seconda parte in realtà del Giro dell'Italia, perché qualche mese fa abbiamo fatto da Milano a Lecce passando per Trieste, quindi posso dire di aver fatto quasi il giro completo. 41 tappe totali in sella al tandem, una bici molto speciale, con due sellini e quattro pedali, perfetta per condividere l'esperienza con il proprio partner e con gli amici, ma soprattutto uno strumento di inclusione. Il tandem è infatti l'unico mezzo di trasporto che permette anche a persone con disabilità di dare un contributo attivo nello spostamento e nel frattempo percepire tutto ciò che sta intorno o sotto le ruote. E come la definiresti questa esperienza? Allora, sicuramente è un'esperienza entusiasmante, impegnativa, perché obiettivamente, appunto, e anche il significato del nostro viaggio non è la pedalata e basta o il record, la prestazione sportiva, perché a volte ci chiedono ma quanti chilometri fate? Quello che importa sono gli incontri che abbiamo alla fine di ogni tappa. Ed è anche la cosa più impegnativa, se vogliamo, perché dopo la pedalata appunto non ci riposiamo, ma incontriamo, parliamo, raccontiamo, incontriamo associazioni, enti, istituzioni proprio per contagiare le persone. Il nostro obiettivo è contagiare, dimostrare che se uno vuole può fare. Il Sor Optimist Club di Torino ha accolto Giusy Parisi e la compagna di avventura Chiara Ozzino al Lingotto di Torino giovedì 30 maggio, coinvolgendo i ciclisti torinesi della FIAB e quelli della polisportiva UICI. Il Sor Optimist International d'Italia è un'associazione globale di donne che sono impegnate in attività manageriali e professionali e che si prende cura di progettualità incentrate in questo biennio soprattutto sulla tematica di donne e sport. E quindi a livello nazionale è partito questo patrocinio per assistere le ragazze in tandem a percorrere l'Italia da Reggio Calabria fino a Milano e sono stati coinvolti tutti i club che si trovano sul loro percorso e quindi diamo ospitalità, accoglienza e ci coordiniamo con altre associazioni del territorio che hanno dato il patrocinio, tra cui Città Metropolitana, KJ+, e la FIAB e la polisportiva che si occupa delle persone non vedenti.